Sono le 21:15, è giovedì, pagina Facebook della Biblioteca di Desenzano del Garda ed è il tempo, come tutte le settimane, di Parole con voi. Questa settimana abbiamo avuto un doppio appuntamento, anche quello di ieri sera, ma torniamo al nostro appuntamento invece tradizionale del giovedì. Siamo con un autore che ci fa davvero piacere, la prima volta che lo ospitiamo, sia pur virtualmente, ma insomma ci auguriamo prima o poi di tornare ad incontrarci, ad incontrare gli scrittori, dal vivo, ed è, eccolo qui, Luca Ricci, 3, 2, 1, sta arrivando, ecco qua. Grazie Luca, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, grazie per l'invito, buona serata a tutti. Bene, cominciamo subito a mostrare il motivo di questo incontro, che è questo romanzo, Gli estivi, uscito diciamo da pochissimi mesi, un romanzo che è il secondo tassello di una quadrilogia iniziata 2 anni fa, più o meno, Luca, adesso no, con gli autunnali, e continua adesso con gli estivi, e gioco forza proseguirà con altre due stagioni. Una sorta di una quadrilogia abbastanza originale, diversa forse dalle solite serialità che siamo abituati ad incontrare. E questo è uno degli elementi di interesse, credo, della ricerca letteraria anche di Luca Ricci. Allora, Luca, al centro dei tuoi libri, di questo in modo particolare, ma potremmo dire c'è l'amore, il rapporto di coppia, il desiderio. Il desiderio attorno ai 50 anni cos'è? In cosa si trasforma? Cosa diventa? Ed è una storia questa che gli estivi appunto si dipana lungo 15 estati, quindi un ampio raggio temporale, quello che tu racconti e descrivi. Il protagonista non ha un nome. Oggi sono tornato a rileggere il libro cercando il nome del protagonista perché non lo ricordavo più, poi mi sono reso conto che invece non ha un nome, che il giorno di San Lorenzo, la notte di San Lorenzo, in un bar incontra una ragazza. Raccontaci tu un po', portaci un po' dentro tu questa storia, poi parleremo dei personaggi e dei tanti temi che in filigrana tu ci porti dentro al libro. Allora, sì, dunque, l'incipit si svolge in 15 estati, per cui c'è questo arco temporale ampio. Nella prima estate, sostanzialmente, poi non vengono neanche raccontate tutte le estate, per cui è un libro, una narrazione piena di buchi, è fatta proprio costruita come un groviera. Se fosse un formaggio sarebbe un groviera, perché c'è il salto temporale grosso che struttura poi l'andamento, che è quello di raccontare una sola stagione l'anno per 15 anni, quindi solo l'estate di 15 anni, per 15 volte, per 15 anni diversi e consecutivi. E poi all'interno delle estati che vengono raccontate c'è come un sunto, c'è come di volta in volta il racconto e la messa in primo piano solo di alcuni aspetti, a discapito di tutti gli altri, per cui non. Diciamo che appunto non c'è una restituzione esatta, non c'è una volontà di darsi come una narrazione che sviscera e esaurisce tutti gli aspetti, anzi al contrario è piena di buchi e questi buchi poi agiscono. Si deve leggere gli estivi non solo le righe, ma tra le righe degli estivi. Questo è molto importante. È una costruzione che richiama la mia formazione, che poi è la formazione di uno che ha scritto tantissimo racconti, perché nel racconto ovviamente il cumulo conta meno della sottrazione. Le informazioni sono quelle che agiscono sotto, che si vedono, ma fino a un certo punto. Questo è molto importante. Parte di questi buchi della groviera sono dati dal fatto che è una narrazione in prima persona e non in terza persona, per cui già di per sé l'istanza narrativa scelta è parziale, soggettiva. Certo. Quindi questo io narrante, a cui non diamo nome, però è un funzionario della RAI, per cui ha una professione, ha un romano, quindi Ed è anche uno scrittore, in un è momento anche. peraltro forse non tra i più felici della carriera da scrittore. E quindi però felice da un punto di vista narrativo, perché tutti i personaggi che fanno gli scrittori sono scrittori in crisi. Ed è giusto, perché se scrivessero non potrebbero darsi all'avventura romanzesca, che invece li vede come soggetti, non come autori, ma come personaggi, no?
E ricordo tra le varie gallerie degli scrittori letterari in crisi, quello che a me piace di più è lo scrittore della noia, scusami, il pittore della noia di Moravia, la cui prima azione nella prima riga del romanzo è distruggere la tua tela promettendo che non avrebbe più dipinto. È proprio non dipingendo più che può permettersi di far succedere la noia, cioè il romanzo di Moravia. E insomma, questo scrittore in crisi, funzionario Rai, è a cena con la moglie, quindi fa un'attività banalissima, triviale quasi, da vacanza, la sua seconda casa di proprietà al mare, Circeo, mare dei Romani, perché i Romani si dividono, diciamo, i Romani di un certo milieu culturale, per cui che stanno bene, benestanti, abbienti, eccetera. Il romano di solito di Roma Nord va da Santa Marinella, Capalbio, eccetera. Quello di Roma Sud prende la Pontina, questa strada statale famigerata, ma anche storica, che ha Certo. fatto in qualche modo proprio parlare di sé e che si è legata anche a avvenimenti più grandi della singola toponomastica stradale, e vanno al Circeo. Per quanto riguarda appunto il Golfo di Gaeta, il Mare del Sud, è una parte di litorale laziale che poi confina con quello campano. E quindi sono in questa località precisa, specifica, balneare, e viene folgorato, e siamo proprio dentro a un cliché, volutamente dentro a un cliché, dell'uomo di mezza età folgorato da la ragazzina, per cui c'è lo scontro, questa è la novità. Dentro il cliché che mi interessa di più, non c'è nessuno, diciamo, lolitismo in agguato negli estivi, ma c'è invece come dire, darsi la possibilità di rappresentare due sentimenti del tempo che si vanno scontrando, perché poi gli estivi, più che una storia d'amore, è un match pugilistico tra questa ragazzina Teresa e tra questo neonarrante che invece, appunto, è un uomo di mezza età. Ecco, Si rincorrono. lo dicevamo prima, questi si rincorrono, appunto, lo stavi dicendo, però sono anche due personaggi, o meglio, tra i due personaggi uno evolve molto e forse uno un po' meno. Beh sì, certo, essendo 15 anni, chiaramente il cinquantenne è visto più in uno stato di, come dire, di staticità, e Teresa invece è dinamica, ma questo appunto ci sottrae dall'olitismo e da quel tipo di pruderie, nel senso che poi Teresa di estate in estate diventa una donna che fa delle scelte, quindi sono personaggi che comunque evolvono, anche lui. Inizia magari con delle pretese da se stesso e da Teresa che poi via via va modificandosi, cioè lui non si modifica, il loro rapporto, pur in questa, diciamo, tenzone, perché non è consumato e perché non si consuma, dura e quindi prosegue nel tempo e si modifica nel tempo. Però chiaramente come personaggio a sé stante, fuori da quel rapporto, cioè fuori dal rapporto protagonista. Ovviamente il dinamismo ce l'ha tutto la Teresa. Cioè, parliamo di uno dei temi che ci sono dentro il romanzo, che è appunto l'amore. Perché che idea ci dà gli estivi dell'amore? Ho l'impressione che l'amore sia raccontato più come una mancanza, no? Cioè, noi in fondo ci innamoriamo perché ci sentiamo mancanti di qualcosa che viene impersonato da quella persona e ci innamoriamo perché siamo alla ricerca di un consenso di qualcuno e quindi ancora una volta abbiamo una mancanza da colmare. Una domanda, è l'amore ai 50 anni questo o è l'amore secondo Luca Ricci? Ma secondo me è interessante più l'analogia, cioè quello che ci accomuna tutti sotto questo grande cappello dell'amore. L'amore visto negli estivi è rappresentato come una sorta di anelito, no? Di cui non siamo mai pienamente all'altezza. È come se fosse veramente ancora un ideale che però poi nella sua incarnazione è fallimentare. È limitato, è limitante, non è soddisfacente, non è gratificante, come ci aspettavamo, come avremmo voluto, come avremmo desiderato. Per
Per cui c'è sempre, diciamo, questa sorta di divaricazione letale fra l'aspettativa e poi la realtà, tra appunto l'ideale e l'incarnazione di quell'ideale. E quindi è un progetto sempre mancato, sempre fallito, però quello di cui abbiamo veramente bisogno è non smettere di pensare e di avere questa, come dire, inclinazione, questo, a progettarlo, a pensarlo. Quindi gioco forza, ci innamoriamo dell'amore, ma perché sappiamo che poi dall'altra parte c'è un altro e questo incontro lascia sempre morti sul campo. Ecco, tra i morti sul campo c'è anche il matrimonio, Luca. Tu usi, o meglio, fai usare ai tuoi protagonisti spesso parole abbastanza severe sulla dimensione matrimoniale. Anche negli autunnali, se non ricordo male, diciamo, raramente racconti il matrimonio come un momento, soprattutto quando il matrimonio, diciamo, comincia ad avere una discreta storia alle spalle. Ad esempio, il protagonista dice che Esther, la moglie con la quale insomma lo incontriamo fin dal primo inizio, aveva distrutto il mio senso del possesso ed è la distruzione di quel che è la ragion stessa di un legame, di una relazione forte. Ma poi, siccome non vogliamo mancarci niente, a un certo punto, in una situazione, sono in macchina, Esther parla col marito e dice: ma insomma, ma il matrimonio è l'anticamera dell'autismo? Insomma, per dire che è un tema attorno al quale usi parole forti. Sì, cioè io penso che prendendo in considerazione sia gli autunnali che gli estivi, che alla fine sul tema dicono più o meno la stessa cosa, cioè il matrimonio può essere utile e funzionale al mantenimento di un equilibrio all'interno di una coppia, basta che non c'entri l'amore, cioè questo qui pro quo, che cioè, due persone che stanno bene devono per forza essere innamorate, no. Cioè, due persone che stanno bene sono state innamorate. L'amore è visto più come un sentimento che distrugge, un sentimento troppo forte per essere tenuto in vita dentro una quotidianità e soprattutto dentro qualcosa che presuppone una gestione appunto giorno per giorno attenta delle cose. Quindi il matrimonio serve a vivere. L'amore invece è un'altra cosa. Sempre negli estivi, quasi all'inizio. Non è una tesi perché non è un romanzo a tesi, è un romanzo volutamente costruito perché poi le cose che vengono dette dai personaggi siano smentite, cadano in contraddizione, proprio per essere, diciamo, un territorio fertile di riflessione per il lettore, cioè per porgere al lettore quanti più stimoli possibili. Però a un certo punto, subito all'inizio, per quell'affermazione forte, si dice che il matrimonio si basa su un atto di costruzione, mentre invece l'amore è un terremoto, per cui sono due elementi ovviamente che non vanno di pari passo, però sia negli autunnali, tutto sommato, che negli estivi ci sono due coppie che non si lasciano. Certo. Ci sono due matrimoni che pur nelle grandi difficoltà, nelle grandi ambasce dell'illusione che il matrimonio debba riguardare l'amore sempre, continuano a stare insieme, continuano a stare in piedi. Luca, ringraziamo intanto Angela che ti saluta, dice ciao Luca, non riesco a leggere il cognome, è Angela, Angelo anzi, credo Angelo, Angelo, ecco, Angelo Angelo. e anche Simone, che anche lui ci saluta, ci dice Ciao Angelo. buonasera. Sia negli estivi sia negli autunnali, però le passioni diventano anche ossessione. Il tuo è forte il bisogno, evidentemente, di raccontare anche questi sentimenti forti, ossessivi, perché sono forse i sentimenti che diventano terremoto, come dicevi tu. Guarda, l'ossessione è interessante per più ragioni. Da un punto di vista, diciamo, tematico, è interessante perché prende l'amore e lo allarga, lo sovradimensiona, lo ingrandisce. Quindi è come vedere sotto al microscopio una cosa piccola diventare piano piano grande. È uno strumento, diciamo, scientifico di cui la letteratura, si dota per studiare l'amore. L'ossessione, ecco, la definirei così. In secondo luogo, invece, in ambito proprio narrativo, l'ossessione è interessante perché di fatto è costruita come un climax, e il climax è una delle figure più funzionanti per quanto riguarda appunto la dinamica di una storia, per cui la dinamica narrativa.
cioè qualcosa che da piccolo si fa grande, una crepa che si allarga e viene giù tutta la casa. Cioè, quindi è un crescendo e la struttura, diciamo, il movimento del crescendo in una storia sono molto ficcanti, sono molto incisivi, mi piacciono. Uno che costruiva sempre le storie così, gran parte delle sue migliori storie, era un autore a cui io torno sempre e che mi diverto anche a citare sempre, molto spesso, Maupassant, che appunto nei suoi migliori racconti proprio, come dire, prendeva, soprattutto quelli neri della follia, poi prendeva una cosa piccola e poi questa cosa piccola cominciava a diventare ossessivamente il chiodo fisso del protagonista, il pensiero fisso. E questo comportava delle azioni sempre più pericolose, sempre più ficcanti, sempre più minacciose. Finché c'era poi un epilogo. Di solito poi i racconti di Maupassant, quel tipo di racconti di Maupassant è fatto a cornice, per cui iniziava e finiva dentro una galera, dentro un ospedale psichiatrico. Luca, raccolgo un'altra sollecitazione perché Angela ci scrive: non sono una romantica, ma sta cosa che nel matrimonio, ma sta cosa che nel matrimonio che funziona non ci sia l'amore non mi convince, c'è una certa esperienza, ci dice. No, è bellissimo quando un libro, già l'idea di un libro provoca qualche reazione. Meno male. E quindi Luca, adesso spetta a te rispondere ad Angela. No, io innanzitutto mi compiaccio che ci siano reazioni, cioè che non siamo morti ma siamo vivi e per cui a degli stimoli si reagisce ovviamente e ciascun lettore ha la sua sensibilità, il suo percorso, le sue letture e quindi va a interagire col testo e risponde al testo. Però, come detto, quello che pensa l'autore poi è infinitamente meno esatto rispetto a quello che pensano i personaggi, cioè i personaggi hanno il potere, la storia, soprattutto la letteratura, ha una flessibilità che il loro autore non ha. Io sono umano, finito, mortale, ho le mie idee, ma che spesso non coincidono poi con le idee dei personaggi e la somma poi delle idee dei personaggi dà luogo a qualcosa di ancora meno definitivo e definito. Di quello che può essere o meno un mio pensiero su anche i miei libri, sui miei stessi libri, o una mia convinzione. Quindi, di fatto, queste persone possono tradirsi, cioè tecnicamente si parla anche di adulterio, se vogliamo, realizzato, immaginato, cercato, poi non trovato, procrastinato. Sono tutti escamotage per ritrovare, diciamo, quel che l'amore, diciamo, vissuto non dà più. Per cui più che d'amore, probabilmente questi personaggi sono alla ricerca dell'innamoramento, che è una cosa ancora diversa e ancora, come dire, più acerba, più verde rispetto all'amore. Luca, ne raccolgo un'altra di sollecitazioni perché sono belle e vanno secondo me raccolte. Angelo forse vuole un po' difenderti, ma adesso lo diciamo con simpatia, non che Angela. Poi è divertente questo alternarsi Angelo-Angela. E dice: Luca è uno scrittore coraggioso. Amore e matrimonio sono argomenti scivolosi e su questo ha perfettamente ragione. E scommessa vinta con gli autunnali e gli estivi. Diciamo che più che un intervento, una domanda, è No, proprio una ma testimonianza. a me non mi interessa neanche arrivare a un punto perché il punto non c'è. Sarei pazzo o eccessivamente ambizioso se pensassi io di risolvere con i miei libri l'amore degli uomini, anzi, al Sì, contrario. ma voglio Io dire. voglio arrivare invece sul versante opposto, cioè voglio arrivare a dire che ci proviamo a dire e falliamo, che combaciamo con delle cose ma mai del tutto, con delle situazioni ma mai del tutto e sotto ci sono degli abissi, sotto ci sono dei pozzi. Io voglio andare a pescare lì e voglio cercare di rappresentare quello. Non sono e la quadrilogia non sarà mai fatta di romanzi a tesi, no? Che quindi hanno una loro verità dimostrata attraverso la narrazione. Anzi, è il contrario, parto da delle verità della vita e attraverso la narrazione cerco di disintegrarle. Faccio proprio il lavoro opposto. No, no, tra Quindi. l'altro volevo solo dire questo, Luca, che se qualcuno si aspetta la storia del cinquantenne in crisi, con la situazione in crisi e con
i risvolti che questo comporta nel momento in cui incontra una ragazza molto più giovane, potrebbe rimanere deluso dal tuo libro, perché è veramente tutt'altra cosa. Il libro ha anche una dimensione un po' onirica ogni tanto, in questo senso. I tuoi personaggi ogni tanto raccontano sogni ad occhi aperti e anche il nostro protagonista guarda la moglie a volte e racconta sogni ad occhi aperti relativi alla moglie, come fossero dei momenti di sospensione e tu, diciamo, lasci andare la fantasia dei tuoi personaggi. Sì, in questo c'è anche, diciamo, la volontà di voler restituire la stagione, no? La stagione ormai, le 4 stagioni, voglio dire, io me lo chiedo, no? Perché ci sto lavorando, è un progetto lungo, fare 4 libri significa che ti impegna parecchi anni. Perché lo faccio? Perché lo scrivo? Qual è la necessità di raccontare e voler rappresentare il tempo? Ormai la concezione 4 stagioni, non esistono più le mezze stagioni, non esistono più le stagioni ormai. Quindi c'è una chiave, diciamo, documentale che ci ricorda le stagioni com'erano, perché io parto dal presupposto che le stagioni esistano per poterle rappresentare. E in parte anche un augurio che questo disastro ambientale, climatico che stiamo vivendo e stiamo scontando, ed è ovviamente evidente, non bisogna essere esperti o scienziati per capire che sono in atto dei cambiamenti da questo punto di vista. Non ci tolga le stagioni, perché la ciclicità delle stagioni ci dà l'illusione sana e, come dire, necessaria che il tempo passi ma ritorni uguali, per cui non passi fino in fondo, per cui ci Certo. distoglie da quell'altro fatto tremendo che, invece di stare percorrendo una linea retta che ci porta inevitabilmente verso un orizzonte funebre, la nostra vita sia fatta di un tempo circolare. Questo è importantissimo. Cioè, noi siamo stati veramente plasmati, siamo stati abituati a vivere su questo. Se noi pensiamo alle feste comandate, ma non solo, cioè, se noi pensiamo al calendario di Barbanera, noi viviamo su quel tipo di ciclicità temporale, sulla frammentazione temporale, sull'invenzione del tempo, Certo, che poi è certo. il nostro arbitrio, il nostro capriccio, è la nostra stazione. Luca, l'ultimo, un altro tema che c'è non è l'ultimo perché poi c'è un altro grande tema che è quello della scrittura, dell'editoria, al quale bisognerà pur dedicare qualche parola, però un altro tema che c'è ed è forte nel romanzo è il tema dell'impedimento. A un certo punto tu dici le coppie che non avevano impedimento per stare insieme entravano in crisi, cioè gli ostacoli, insomma, no? Quanto può essere cemento in una storia d'amore, gli ostacoli? Quanto può essere cemento in una relazione, al di là poi della storia d'amore, l'avere un ostacolo? E quanto il non incontrare ostacoli in fondo poi porta tutto in una dimensione, diciamo, in cui lottare non serve più e quindi le cose si allentano, ecco, diciamo così. Beh sì, cioè ci teniamo, ci teniamo su queste contraddizioni, cioè tutte le storie, diciamo, d'amore, grandissime storie d'amore, il loro lieto fine nella tragicità, cioè se non fossero tragiche non sarebbero felici. Il vero Romeo amore e tragico, Giulietta senza la tragedia, insomma. se Romeo e Giulietta non, cioè, capito, sopravvivono, E beh, poi diventa tutta un'altra storia, diventa tutto un chi altro se ne film. importa a quel punto lì? Esatto, per cui l'impedimento è in realtà come dire, il procedimento poi alla base degli estivi, cioè alla base del funzionamento degli estivi, per cui è proprio un aspetto preminente del fatto che il protagonista e Teresa continuano, tra virgolette, se non ad amarsi, a desiderarsi, a cercarsi, a continuare ad avere una relazione, proprio perché non ce l'hanno mai. Quasi a un certo punto viene il dubbio, leggendo, che sia una tecnica volontaria, di procrastinazione volontaria, proprio perché senza impedimento, purtroppo, viene a mancare, viene in mente quell'aforisma di Flaiano, cioè realizzare i sogni, perché poi potrebbe dispiacervi realizzare una cosa del genere, no? Certo. Probabilmente, appunto, cioè, non siamo destinati alla felicità, ma chi arriva poi alla felicità capisce che la felicità non è questa gran cosa.
Luca, Siamo proprio organizzati in un'altra maniera. parliamo un po' di scritture, parliamo anche un po' del mondo editoriale, perché abbiamo detto che è uno scrittore in crisi, e proprio perché è uno scrittore in crisi dedica molte riflessioni alla scrittura e molte riflessioni al mondo editoriale. Un altro dei personaggi che accompagna quasi tutto il romanzo è Lello. Lello è l'editore, spero di non sbagliare nome, Luca, vero? È Lello, l'editore. Sì, Sì, bello. Lello, e proprio Lello dice: tutti i bravi hanno smesso di scrivere. Ha premesso, Luca insegna in diverse scuole di scrittura, quindi ecco, no? Non è irritante tutti questi termini di scuola, lindi, edificati, insomma, tutto un po' scolastico, dice i nuovi romanzi. Scritto da un autore che insegna in una scuola di scrittura creativa può sembrare quasi sorprendente. Sì, no, perché la scuola di scrittura creativa, i detrattori delle scuole di scrittura creativa dicono: ma voi insegnate non a scrivere, ma a scrivere in modo standardizzato. Per cui se c'è poi questa produzione media di romanzi italiani contemporanei, ma anche cioè, vivendo in una società globalizzata, poi di romanzi tout court che si assomigliano, che si scambiano, eccetera, è colpa vostra. In realtà è tutto molto relativo, nel senso che le scuole di scrittura in Italia sono state, diciamo, non esistevano fino agli anni 90, micro storia delle scuole di scrittura creativa. Poi è iniziato Baricco, introducendo delle cose, a Scuola Omero su Roma, era un'altra realtà, e poi è andata, diciamo, il fenomeno è andato espandendosi. Il problema qual è? La scuola di scrittura dipende chi ti insegna scrittura nella scuola, cioè dipende molto dal professore che hai. Se ti vuole dare una cassetta degli attrezzi e se fa un lavoro onesto, non è che ti vuole cambiare la voce, vuole aiutarti a scoprire la tua. Per cui non c'è nessun dolo. Il fatto che prima non ci fossero non significa che adesso ci sia meno verità o ci sia, diciamo, un discorso più standardizzato. Di solito i docenti di scrittura creativa non sono editor che, non so, sono progettati poi per standardizzare le voci, che poi è un altro luogo comune, perché ci sono editor bravi e editor meno bravi. Bisogna vedere che editor con quale editor lavori. Io, ad esempio, non lavoro con nessun editor, nel senso che poi do cose abbastanza finite che vanno a fare un giro, due, tre di correzione di bozze, ma compresi i titoli, io mi faccio tutto da me. Di solito poi gli editor, poveracci, nel senso che sono lavori, vanno poi a lavorare con quelle scritture più tecniche e meno stilistiche, cioè che riguardano più la tecnica, che hanno a che fare più con la tecnica e meno con lo stile, perché lo stile è difficile da lavorare. Puoi intervenire, fare suggerire, fare delle cose, ma poi il giro della frase, il modo di vedere, la voce non si toccano, insomma, ecco quelle Certo, cose. però Per cui Luca, ascoltami, sei un po' più cattivo nel romanzo di come sei adesso. ma io sono buono, No, 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 i romanzi sono migliori di noi. ecco, no, sei un po' più severo, non cattivo, no? A un certo punto il nostro scrittore, giornalista, funzionario Rai senza nome, va alla presentazione di un libro di un certo Claudio Mordano, che lui aveva conosciuto quando era ancora, diciamo, uno scrittore in erba. E lo ritrova invece e lì fa un quadretto, diciamo, delle ovvietà e delle impietoso, diciamo, di ciò che dicono gli autori alle presentazioni. Questa storia mi ha ossessionato finché non l'ho scritta, e i personaggi sono i tuoi compagni di viaggio. Adesso che il libro è finito, non mi mancano come persone vive. Le leggo così perché nel romanzo veramente è così. Ti rubo ancora un altro istante per dire che poi anche sul genere, diciamo, sei severo nel romanzo, cioè non tu, il protagonista senza nome è severo e dice: soltanto gialli ormai si pubblicano, una moltitudine di commissari, almeno uno per provincia. Insomma, cosa c'è del Luca Pensiero in tutto questo? Pensiero si rifà a un pensiero di un suo personaggio che è Lello Annibali, appunto l'editore del protagonista, nonché compagno di villa al mare al Circeo, e loro sparano dei sipaglietti e parlano di donne, ma anche di editoria. E a un certo punto Lello dice: bisogna sputare nel piatto dove si mangia. La morale è che bisogna farsela, la morale, non farla a persone che non si occupano di quello che ci occupiamo noi. Per cui questo la trovo un atteggiamento molto etico.
Per cui il mondo culturale è pieno di gente che sposa delle cause giustissime, però lontanissime da quello che fa. Poi magari sono è semplicemente gente che scrive male. E la tua etica dovrebbe scrivere dovrebbe essere scrivere bene. Cioè, se manchi quello, tu sei amorale. Poi puoi essere contro la caccia, un animalista, un ambientalista, un arcobaleno, puoi essere contro la fame nel mondo, puoi andare a salvare nello stretto i migranti, bravo, però scrivi male. E questo è il tuo peccato originale. E soprattutto non è che scrivi male, ti scrivi male e non te ne frega niente. L'ultima cosa sull'editoria, perché me le sono appuntate queste cose. I non lettori sono infinitamente più numerosi dei lettori, si raccontano loro, no? E quindi il mercato librario ha deciso di puntare su quelli, cioè sui non lettori. Questa è la pura verità. Questo te lo potrei firmare, te lo potrei fi tipo cambiale. E è così, di fatto la produzione media, poi ogni editore ovviamente si farà foglia di fico con 2, 3, 4, 5, 6 titoli grandissimi letterari che pubblica. Però la produzione media è fatta per un pubblico più ampio del lettore forte che ormai ha, diciamo, una percentuale statistica da un punto di vista, diciamo, commerciale che incide pochissimo. Per cui in realtà gli editori cercano di fare non libri per i non lettori. Questa è la verità. Il problema non è questo, perché il problema non è il mass market, il problema è spacciare il mass market per letteratura. Perché se spacci il mass market per letteratura, vuol dire che stai esautorando la letteratura, perché non ci sarà più spazio per la letteratura, come è successo per la poesia, teatro, la drammaturgia, tutte cose che invece hanno, diciamo, bisogno di un'abilità, bisogno di uno stile, che stanno agonizzando. Questo è come dire, essere etici, essere morali, non moralistici. Luca Ricci che lettore è? E soprattutto un libro consigliato da Luca Ricci per le prossime settimane. Luca Ricci è un lettore spietato, nel senso che mi avvalgo di tutte le. Smetto, cioè se mi annoio, smetto, se faccio fatica, smetto e ho la presunzione di capire subito che tipo di lavoro sta facendo lo scrittore. Per cui Luca Ricci non si fa infinocchiare e se il libro non vale la pena lo chiude senza sensi di colpa, proprio perché sono libero da questo obbligo di dover finire dei libri brutti. Perché no? La Consiglio vita è sempre troppo anch'io breve. in biblioteca di smettere i libri quando non piacciono. La vita è troppo breve. Consiglio di lettura, sempre, se ci avvincono queste tematiche di borghesia, per cui personaggi che stanno bene però piangono, desiderio, amore, visti però in una chiave così un po' originale, lontana dal romanticismo, chiaro di luna e canzone con la chitarra, consiglio. Posso consigliare Fantasmi romani di Malerba, che parla sempre di una coppia, di due coppie in realtà, e dei giochi che succedono tra queste due coppie, per cui una quadriglia, se no sempre il vecchio Goffredo Parise, L'odore del sangue, un libro pubblicato postumo, perché probabilmente da vivo sarebbe stato lapidato, ma io credo che i vecchi scrittori, ma anche Moravia, scrivevano delle cose che adesso troverebbero difficoltà non a essere pubblicate, perché alla fine gli editori, se trovano una cosa alta, difficilmente poi non trovano sbocco la cosa. Però sarebbero stati massacrati dall'opinione pubblica, dai social, dai leoni da tastiera politicamente corretti dei social. E Moravia, ad esempio, sempre tornando alla noia, a un certo punto, il protagonista osserva che Cecilia, la bocca di Cecilia era noiosa ed era molto più interessante il suo taglio, non orizzontale ma verticale, che aveva in mezzo alle gambe. Se lo scrive un uomo bianco, cinquantenne, occidentale, abbiente, oggi non è un artista che sta scrivendo una frase dentro un contesto artistico, ma un misogino, un pezzo di merda, un cretino, un bastardo, si deve vergognare. Questo è. Noi invece torniamo a consigliare questo libro, eccolo qua, Gli estivi di Luca Ricci. Uno può prenderlo
prendere questa quadrilogia dal punto che ritiene, può iniziare dagli autunnali, può iniziare dagli estivi, perché è una quadrilogia, Luca, l'ultima parola proprio sulla quadrilogia, dove non ritroviamo le stesse persone, forse troviamo un ragionamento attorno a temi che sono simili. Sì, è così, non è seriale, ma è appunto una variazione sugli stessi temi con situazioni completamente diverse. Grazie a Luca, grazie alle persone che sono intervenute, che hanno anche animato in qualche modo il dibattito, offrendo anche a Luca tanti spunti, diciamo, di riflessione e di risposta e condividendo con noi le loro riflessioni. Volevo solo dire che la settimana prossima non ci saremo, faremo una pausa, torneremo mercoledì 15 luglio con Gabriella Genisi e il giorno dopo, giovedì 16 luglio, saremo in diretta invece con Simoni e i suoi thriller medievali. Grazie ancora Luca, grazie, so che adesso impegni mondani ti attendono, c'è la il No, no, censura. non diciamo nulla, ecco, Cattiva. censura e quindi Ciao, buona serata a tutti, grazie. grazie a voi.